Amici, è arrivato ufficialmente il momento di fare le valigie per andare in America. Partirò il 3 settembre mattina, ovvero questa domenica, e tornerò direttamente tra 4 mesi. Quindi mi devo portare tutto quello che mi potrebbe servire per 4 mesi. In realtà io non voglio portare proprio tutto l'armadio, ma nemmeno pochissime cose, quindi cercherò di selezionare solamente le cose che mi piacciono, poi le altre cose me le comprerò direttamente lì. Quando devo fare viaggi abbastanza lunghi, mi piace riprovare le mie cose, vedere se mi stanno ancora bene, se mi convincono, e poi li metto direttamente in valigia. Quindi adesso iniziamo a provare i pantaloni che mi porterò. La maggior parte dei vestiti che vedrete li ho comprati o a Bershka, Zara, Alcott, sempre in questi negozi mi vesto. E la maggior parte dei pantaloni che vedrete, se non tutti, saranno tutti quanti a zampa perché voglio stare super comoda e poi è il modello che valorizza di più il mio fisico. Questo ce lo portiamo, mi veste abbastanza bene, mi cade bello morbido qui dietro e mi piace, sta bene anche solo con questa maglietta. Quest'altro è dello stesso tessuto come quello verde, quindi un po' lucidino, molto morbido, cade dritto. I pantaloni neri a me non piacciono, cioè non mi fanno proprio impazzire, però questo è l'unico modello che mi piace. Se fossero stati di jeans già li avrei scartati. Questo è carino, però non mi piace il fatto che sia stretto fino giù ai piedi, ormai ve l'ho detto, sono fissata con i pantaloni a zampa e in più tipo qua fa il bozzo, quindi questo lo scartiamo. Questo non lo provo per niente perché è un nero troppo sbiadito e non mi fa impazzire. Mi va un po' troppo stretto. No, allora, si è abbottonato, la chiusura, ok, si è chiusa. È leggermente un pochino stretto, però mi piace come fa il lato P, mi piace il fatto che scende bello dritto e... Qua dai, non è abbastanza stretto, però io già so che appena mi siederò mi farà un pochino male. Vabbè, me lo porto comunque sperando in America di perdere qualche chiletto, ma non penso, anzi, penso che tornerò proprio con 5-6 kg in più. Lo porto sicuro, però l'unica pecca è che essendo un tessuto comunque molto leggero si piega facilmente, nel senso lo metti in lavatrice e poi quando lo cacci si formano 70.000 pieghe e deve essere per forza aspirato, se no fa pena. Nel college so che c'è una lavanderia, però non so se c'è tipo il ferro da stiro, quindi... Vabbè, io me lo porto comunque perché tanto piegato non occupa spazio, poi vedremo. Non serve nemmeno provarlo, già so che me lo porterò, però ve lo faccio vedere. La perfezione di questi jeans è inspiegabile. Cioè, questo è il mio stile. Vabbè, adesso non ci fate caso che mi coprono tutti i piedi, però con le scarpe un pochino alte ovviamente sono precise. Non serve nemmeno dirlo, me lo porterò sicuramente. Anche questo mi sembra abbastanza stretto. Il bello è che questo mi stringe tantissimo sulla pancia, però qua dietro è abbastanza largo. Mi va anche abbastanza bene, però il colore, cioè, non è né troppo chiaro né troppo scuro, poi questo giallino un po' sbiadito, sembra quasi macchiato, sporco. Poi mi va anche un pochino largo qua dietro, quindi questo non me lo porto. Quindi questi raga saranno i pantaloni che porterò, saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6, però devo aggiungere a questa lista i pantaloni di tuta, i leggings e qualche pantaloncino corto. Di pantaloni ovviamente ne ho tanti altri, ma non me li metto a provare tutti quanti perché già so che non me li porterò e sono cose che uso un po' più raramente. Ci sono altre cose da indossare, ovvero i pantaloni di tuta, però ve li faccio vedere direttamente insieme alle felpe. Fatemi sapere se questo tipo di video vi piace, ovvero quello di provare le cose prima di metterle in valigia, che così le continuerò a fare anche con le altre cose da portarmi. Ciao!